Buonasera a tutti, rieccomi con voi. Buon anno a tutti innanzitutto. Guardate che immagine spettrale con dietro il warming, una bella copertina, come sempre, ripeto, che sono indicative dell'argomento che si vuole trattare nel video, ma che non necessariamente riassumono quanto sta accadendo, perché quanto sta accadendo oggi è la presenza di un robusto anticiclone africano che ha preso possesso del Mediterraneo, ma è andato ben oltre, si è spinto oltralpe, come dicevamo ieri, andrà nelle prossime ore ancora più sui Balcani, secondo un asse sud-ovest, nord-est e a nord delle Alpi, quindi tra Germania e Polonia si stanno registrando temperature di 17, 18, 19 gradi in pieno giorno che per la Polonia potrebbero anche costituire un record da quando sono iniziate le misurazioni per il mese di gennaio, perché siamo al 1º gennaio. Che notoriamente, insomma, i paesi dell'est in generale sono piuttosto freddi. E questo è quanto sta accadendo adesso. Il punto è stabilire l'inverno andrà avanti così ancora nel comparto europeo o cambierà qualcosa. Ci sono dei segnali molto positivi, abbiamo visto che, o meglio, ci sono dei segnali contrastanti, partendo dall'assunzione che siamo in presenza di una forte spinta stratosferica che potrebbe compromettere ancora di più l'inverno a scala emisferica. Ci sono dei segnali che individuano una certa reattività. Uno di questi è, a lungo termine, comunque la presenza di alcuni warming che, sebbene siano, se moderati, possono essere una conseguenza dello stesso innesco di un evento stratosferico estremo, cioè del raffreddamento per attività e ordine. Non vi voglio adesso stare a precisare alcune cose, ma nella misura in cui lo vede il modello americano potrebbero anche significare una forte reattività, come vi mostro adesso, e in più i modelli, le basse quote in troposfera per adesso non individuano un ulteriore compattamento del vortice polare che significherebbe, lo ripeto, assenza di freddo alle medie latitudini, cioè dove siamo noi, e inverno inesistente ancora di più. Dicevo, quindi individuano invece una maggiore variabilità, una maggiore dinamicità con tratti instabili o perturbati e anche flussi freddi che potrebbero giungere dopo l'epifania. Ancora, però l'epifania si sta avvicinando, non è più una proiezione così a lungo termine. Vi mostro quindi cosa prevedono i modelli allo stato attuale. Andiamo subito con le carte di previsione, stante il fatto che nelle nostre regioni, eccola qua, guardate. Con questo asse da sud-ovest, non so se riuscite a vedere bene il cursore, da sud-ovest, guardate in basso a destra, verso nord-est, questa fascia arancione, questo promontorio arancione che si spinge esattamente verso l'Italia e poi verso i Balcani, è l'anticiclone a matrice africana che porta queste temperature molto molto calde. E qui, più in alto a sinistra, c'è il vortice polare che spinge, ma per adesso non riesce a entrare nel Mediterraneo. Vediamo come procede la previsione, guardate. Allora, eccolo qua. Vedete la saccatura, il verdolino, tenta di avvicinarsi, non ci riesce nei prossimi giorni, ma verso l'Epifania, almeno al nord, inizia ad arrivare qualche disturbo. Poi c'è una fase ancora di limbo, sostanzialmente alta pressione. E qui arriviamo, ecco, verso l'Epifania. Arriviamo ed ecco qui i primi disturbi, scende. Poi, dopo l'Epifania, da nord-ovest si avvicina una potente depressione correlata alla depressione islandese, quindi il lobo del vortice polare entra, guardate, un primo passaggio perturbato che questo passaggio verso la fine della prima decade o più o meno forte, ma sembra abbastanza probabile ormai, quindi un cambio di regime, arrivo di correnti molto più fredde da nord-ovest. Allo stato attuale alcune emissioni indicano una maggiore probabilità di precipitazioni. Altre come questa meno, ma in ogni caso il tempo potrebbe cambiare. Poi c'è questa previsione del modello americano odierna che indica proprio dopo una parziale nuova rimonta altopressoria, ma non generalizzata, l'arrivo di un promontorio di alta pressione in Atlantico e una discesa fredda che arriva dal comparto nord-orientale, addirittura dalla Scandinavia verso le nostre regioni. È una previsione molto a lungo termine, chiaramente, ma è indicativa del fatto che il vortice polare si anima. Questo è quello che noi dobbiamo, allo stato attuale, andare a vedere. Cioè, il vortice polare continua a dare segnali di molta dinamicità. Questo vuol dire, come vi ho già esposto in più occasioni, che il freddo, anziché essere concentrato
alle alte latitudini, scusate, e chiudersi con queste ondulazioni, cioè con aria calda che va verso le regioni polari, aria fredda che scende verso le nostre regioni, c'è dinamicità che significa arrivo di perturbazioni freddo e nevicate alle nostre latitudini. Questo segnale c'è e anche oggi è ancora più forte rispetto a ieri. Quindi non c'è un'inversione di tendenza, non ci sono segnali di un compattamento e questo è già più che bene, visti i tempi che corrono. Vi faccio subito vedere. Questa è la carta che vi ho esposto. 0 gradi a 30 km di quota, secondo questa emissione, significa veramente un forte riscaldamento, diciamo di 40-50 gradi, che non è poco. È un sudden stratospheric warming, vuol dire un improvviso riscaldamento, perché sono più di 40 gradi in meno di 72 ore. Quindi e ci siamo. Passiamo però alle note poi contrastanti, che sono invece il Nord Annular Mode. Questo è il ragionamento del 28, ma il 29 ha raggiunto 2,1, quindi la soglia dell'evento stratosferico estremo è stata superata. Ma vi mostro, non, cercate di confondermi, vi spiego meglio. Questo è il grafico del NAM, cioè i colori blu indicano un vortice polare forte, in orizzontale c'è il tempo, lungo la verticale c'è la quota espressa in geopotenziali. Scusate, in ectopascale, ectopascale, i vecchi millibar. Quindi si va da 50 km del 1 ectopascale fino alla quota sul livello del mare 1000. E vedete che in alto, eccolo qua, il blu è il forte input stratosferico che ha generato l'ES Cold. E alla quota di 10 ectopascale, per definizione, è stata superata la famosa soglia che potrebbe compromettere l'inverno. Ma poi, se andiamo a vedere qui, guardate. Vedete il segnale rosso, cioè sia dal basso che dall'alto, cioè sia la stratosfera si riscalda, l'abbiamo visto, e quindi inverte, c'è un'inversione di tendenza, sia la troposfera è dinamica. Quindi c'è un'inversione di tendenza abbastanza chiara che indica, e ve lo dico vis-à-vis, che indica che siamo ancora in gioco, siamo ancora in ballo, i prossimi giorni saranno decisivi. Nei prossimi 3-4 giorni, se non dovesse esserci un'inversione di tendenza e quindi i modelli andranno sempre più verso una dinamicità atmosferica, potrebbe essere che l'inverno prenda una piega anche molto significativa, perché, come vi ho detto ieri, ormai l'ES Cold è conclamato, cioè l'input stratosferico estremo è conclamato. Per contrastarlo, la reazione deve essere molto forte. E se nei prossimi giorni non si vedrà un compattamento, una chiusura ben accentuata del vortice polare alle nostre quote, e ci deve essere per forza, perché con un input così forte, se non c'è, vuol dire che la reazione sarà molto forte. Potremmo anche giungere, ripeto, a un evento opposto, le S Worm, che vabbè, ne riparleremo. Speriamo che vada così. Al momento siamo in una fase di limbo, quel che è certo comunque che, ripeto, la soglia NAM è stata superata, quindi siamo in evento stratosferico estremo di tipo freddo. Però, ancora, il condizionamento, cioè quello che accade alle quote superiori, non si evince alle nostre quote, dove avvengono i fenomeni atmosferici, fino a 12 km di quota. E quindi c'è la speranza che ancora l'inverno sia tutto in gioco, completamente in gioco. Oggi lo è, speriamo bene. Iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanellina. Se volete anche il bonus, grazie, ma grazie, grazie, grazie veramente del grande seguito. Un abbraccio a tutti e soprattutto buon anno. Speriamo bene che questa sia un ben augurante per quanto accadrà successivamente. Ciao ciao, ciao ciao a tutti.